cosa intendiamo quando parliamo di bene delle lettere. E soprattutto è una pratica di vita, un modo di affrontare la disabilità che stiamo cercando di realizzare qui a Roma, ma non solo, e che altri prima di noi con lotte diciamo molto impegnative hanno realizzato già dagli anni 60. La vita indipendente è quindi anche una filosofia di vita, vuol dire che persone anche con gravissime disabilità riescono con innanzitutto con l'arma dell'autodeterminazione e poi con i supporti necessari, soprattutto l'assistenza personale, le tecnologie, a condurre una vita il più possibile vicina ai propri desideri, alla propria assistenza indiretta. Allora, l'assistenza diretta è l'alternativa all'assistenza organizzata dalle cooperative. L'abbiamo voluta fortemente circa 10 anni fa, perché per noi, per molti di noi, l'assistenza delle cooperative era insostenibile. Eravamo obbligati a orari, a persone non scelte da noi, e tutto questo non ci consentiva di organizzarci la giornata secondo i nostri reali bisogni. Ma l'assistenza indiretta, ovviamente, noi diventiamo organizzatori dell'assistenza, quindi scegliamo gli assistenti, li facciamo colloquio, decidiamo l'orario, ovviamente in base al budget, e diventiamo dei datori di lavoro. Quindi ovviamente svolgiamo tutte le pratiche di un datore di lavoro: busta paga, contributi, sostituzioni, malattie, eccetera eccetera. Ma con l'indiretta possiamo lavorare, possiamo uscire quando vogliamo e non quando decidono altri. Questo è il vero messaggio dell'indiretta. Mm-hmm. Questo significa che al comune costa di più erogare l'assistenza indiretta? Al comune dovrebbe costare di più, perché salta tutte le spese che ha una cooperativa: affitto dei locali, segreteria, assistente sociale, psicologo, tutte le figure obbligatorie delle cooperative. Con l'indiretta salta tutto ciò.